Pubbliservizi che pochi giorni addietro abbiamo mandato in onda un reportage che parla della Pubbliservizi e parla dicendo che i tre soggetti che dirigono il tutto, forse fra di loro, non parlano. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Com'è la situazione alla Pubbliservizi? a voi. La situazione alla Pubbliservizi ormai è praticamente in una condizione catastrofica, quasi irrecuperabile. Lunedì ci sarà quest'udienza dove il Tribunale non darà più tempo a questa amministrazione per quanto riguarda il concordato. E i tre soggetti che citavi nello scorso praticamente servizio se ne devono assumere la responsabilità pienamente di quello che sta accadendo. Perché non solo non comunicano tra di loro, ma principalmente il sindaco di Catania si deve assumere la responsabilità di non aver fatto fare il controllo analogo nella maniera corretta. Perché non ci dimentichiamo che questa azienda deve essere controllata da città metropolitana e quindi sono due: o i controlli vengono fatti e si fa finta di non vedere, o i controlli non vengono fatti rispetto a quello che sta accadendo e che denunciamo. Perché come si pretende di salvare questa azienda con un concordato dopo che partiva con un buco di bilancio di oltre 6 milioni di euro e che questo buco di bilancio si è allargato e sono stati praticamente fatti dei bilanci dove sono state dichiarate delle somme che non sono reali per fare quadrare i bilanci? E come se non bastasse, sono stati utilizzati dei fondi pubblici e quindi degli ammortizzatori sociali, mentre Città Metropolitana continuava a pagare i lavoratori di questa partecipata come se lavorassero, o meglio, questi lavoratori continuavano ad essere pagati due volte, una volta dall'INPS e una volta da Città Metropolitana. E come se non bastasse, più volte abbiamo denunciato non solo questo atteggiamento, ma abbiamo denunciato, e non solo noi, e pubblicamente sono state pubblicate una serie di fatture con la quale il commissario, viaggiando da Roma, quando viene da Roma, prenota due o tre posti in aereo, o quando ancora il commissario che viene da solo affitta una suite praticamente con idromassaggio e paga col bancomat di Pubbliservizi. Addirittura arriva a comprarsi il dentifricio, paradosso del paradosso. Ora, quello che noi ci chiediamo è: le forze dell'ordine, la procura, rispetto a questo, dove sono? Perché più volte l'abbiamo denunciato. L'INPS, il direttore generale, alla quale abbiamo praticamente comunicato quest'uso improprio della FIS, dov'è? Perché dare questi fondi a un ente che non ha subito nessun taglio rispetto ai servizi che gli sono affidati, anziché ad aziende e a società che realmente in questi 2 anni Covid ne hanno l'esigenza? Questa è una domanda che ci poniamo e che poniamo a questi enti. Per non parlare poi delle persone a cui viene data in gestione questa azienda, perché questo commissario, secondo me, ha veramente qualche difficoltà a capire chi sono le persone della quale si affianca. E soprattutto da troppo tempo non si chiedono i casellari giudiziari a quelli che gestiscono questa azienda. Quindi quello che praticamente noi chiediamo e vogliamo trasmettere al Tribunale con questo nostro comunicato è quello di controllare, verificare bene quali sono le condizioni di questa azienda e soprattutto quello che chiediamo al Ministero, l'abbiamo fatto più volte per quanto riguarda il commissario e al sindaco di Catania, è quello di intervenire affinché questo commissario venga allontanato da questa azienda, allontanato tra virgolette, perché fondamentalmente non è mai presente, perché è presente su Catania 2 o 3 giorni al mese. Tra l'altro, ormai da diversi mesi neanche le spettanze dei lavoratori vengono pagate regolarmente e vengono pagate a singhiozzo, vengono pagate a rate, vengono pagate a tranche e non è più sostenibile questa questione. Non è sostenibile perché i lavoratori sono stanchi, perché i lavoratori hanno degli impegni, perché i lavoratori affrontano delle spese per andare sul lavoro. E in tutto questo l'unica arma che hanno e che utilizzano è quello di andare a fare leva sui nostri iscritti, e più volte l'hanno fatto, spostando a destra e a manca i nostri iscritti per spingerli a cancellarsi.
Chiediamo fermamente che vengano praticamente verificati i casellari giudiziari, non tanto dei lavoratori, perché tutti hanno diritto a lavorare, ma di chi gestisce, perché molti di questi hanno praticamente alle spalle una situazione che sicuramente non li mette in una posizione di poter gestire un'azienda del genere o comunque coordinare alcuni settori di questa azienda importanti, fermo restando che tutti i lavoratori devono avere il diritto alla salvaguardia del posto di lavoro. Lo abbiamo fatto, ce n'è prova, perché abbiamo delle conciliazioni anche con altri soggetti che avevano problemi di questa natura in questa azienda. Il lavoro è un diritto, anzi serve per essere reintegrati nella società, ma ci sono dei soggetti che non sono nelle condizioni, per i problemi che hanno, di gestire un'azienda di questa grandezza.